Allora, molto velocemente, abbiamo convocato questa conferenza stampa, vi ringrazio per esserci perché abbiamo condiviso con Pubblico Ambiente e l'amministrazione comunale alcune considerazioni e nei prossimi giorni poi faremo anche gli atti conseguenti a queste considerazioni che abbiamo fatto in merito al sistema di tariffazione e organizzazione sia per la tariffa di igiene ambientale appunto che per il porta a porta. L'elemento fondamentale è questo: noi avevamo detto durante la fase di avvio delle assemblee che si sono fatte che saremmo riusciti a partire con il centro di raccolta nell'estate. Per una serie di problemi di natura autorizzatoria questo non potrà avvenire e quindi prevediamo l'apertura del centro di raccolta di Certaldo, che peraltro è già stato individuato il luogo, abbiamo già fatto le delibere perché è un'area di proprietà del comune e ci darà a Pubblico Ambiente. Prevediamo l'inizio delle attività di questo impianto all'inizio dell'anno nuovo e conseguentemente a questo spostiamo l'avvio della tariffazione puntuale nel territorio del comune di Certaldo dal 1 luglio, quindi in realtà doveva già essere così, dal 1 luglio del 2012 al 1 di gennaio del 2013. Possiamo fare questo percorso, lo voglio sottolineare con forza prima di dare la parola al Presidente Regini, in maniera piuttosto serena, perché i cittadini di Certaldo nei primi sei mesi di attività del servizio, quindi sostanzialmente da febbraio fino alla fine di giugno, nonostante il sistema di pagamento del tributo fosse rimasto con il vecchio sistema, quindi con il sistema a cassonetto, però di fatto si sono immediatamente conformati al sistema di raccolta porta a porta e i dati che l'azienda ci mette a disposizione ci dicono che sostanzialmente siamo tra l'85 e il 90% di raccolta differenziata nel nostro territorio comunale, con fenomeni tutto sommato anche molto contenuti di abbandoni di rifiuti, per cui comunque la Polizia Municipale sta facendo la sua attività di contrasto a questa pratica, sicuramente oltre che illegale anche deplorevole. E quindi ecco lo spostamento della tariffazione puntuale, il fatto che il centro di raccolta parta sei mesi dopo, comunque non influisce sulla realizzazione dell'obiettivo che il comune di Certaldo, come tutti gli altri comuni italiani, aveva del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata stabilito dalla legge, e quindi è un percorso che noi in questa maniera riusciamo a realizzare, compiendo quello era il percorso che l'amministrazione comunale doveva fare, dando la possibilità ai cittadini di poter gestire con maggiore serenità alcuni aspetti del porta a porta, penso per esempio a tutto il tema dei pannolini, insomma, che potranno continuare a mettere in grigio senza avere appunto questa eventuale preoccupazione del fatto che sovraccaricando un po' la parte del grigio, ripeto, che comunque va già molto bene, potesse incidere in maniera molto importante sulla propria tariffa. Quindi questo è un annuncio che volevamo fare, e ripeto, è un annuncio che parte da un incontro, da una divisione di volontà tra l'amministrazione e l'azienda, ma parte anche dal fatto, e questo ci tengo a sottolinearlo, che i cittadini, indipendentemente da come si pagano, hanno risposto immediatamente in maniera assolutamente positiva, sia in termini di percentuali di raccolta, sia in termini di abbandoni sul territorio al sistema di raccolta porta a porta. Due cose, il sindaco che ha un po' messo tutto in fila, quindi ovviamente noi pensiamo all'inizio dell'anno di avere a disposizione anche il centro di raccolta di Certaldo. Io rilegherei anche al fatto che abbiamo iniziato in questi mesi anche la raccolta differenziata nei due comuni, valdesani, quindi Gambassi e Monteleone, e con il completamento di Certaldo poi riusciamo anche a offrire per quei comuni un punto d'appoggio per i centri di raccolta, uno con quello di Certaldo e un altro con quello di Castelfiorentino. Tenete di conto
che è vero che se noi senza il centro di raccolta questa struttura industriale di raccolta differenziata presenta delle difficoltà, perché ovviamente il centro di raccolta è il luogo dove i cittadini possono consegnare una parte dei rifiuti senza gli assonetti non possono essere più consegnati, possono per risparmiare anche dal punto di vista delle loro tariffe consegnare una serie di prodotti e quindi gratuitamente dentro questi centri, no? Altrimenti se tutto materiale dovrebbe essere collocato all'interno del bidoncino grigio, quindi dobbiamo accompagnare in maniera comune questo tipo e i tempi devono tornare. Questo fatto ci vedeva slittare ai primi dell'anno, ci ha consigliato giustamente, insieme abbiamo discusso e ce l'ha posto l'amministrazione di fare questo slittamento. Non cambia nulla di fatto con i nostri sulla bollettazione, perché vuol dire che abbiamo avviato, come si dice, una fase un po' più lunga di avviamento e di adattamento dei cittadini. I cittadini stanno rispondendo giustamente, cioè essendo mai abusiva positiva, si sta raggiungendo anche qui i livelli con i tempi ormai consolidati delle ultime attivazioni. In un mese e mezzo, due, si passa dai 50-60 e si arriva all'80-90% appena la città si è abituata con più un mese di attività totale e tolti i cassonetti, già la città insomma, risponde in maniera positiva. Non solo risponde positiva perché raggiunge queste percentuali, ma perché quando poi andiamo a fare gli svuotamenti a Revet o da altre parti vediamo che la raccolta la fanno davvero bene. Ecco, non è materiale che sta dentro, come si dice, gli agglomerati a volte delle raccolte differenziate, dove abbiamo bisogno di lavorare molto per separare, perché c'è di tutto dentro le raccolte differenziate. Il risultato positivo delle raccolte porta a porta è che c'è un segno materiale, come si dice, che si lavora meglio anche per avviarlo alla cosa che ci interessa, perché per noi le raccolte differenziate sono uno strumento, non sono il fine. Per altri sono solo del fine, no? Per noi se ci sono solo uno strumento, perché si possa riciclare meglio e di più il materiale che ci viene consegnato dai cittadini e dalle imprese in questa fase. Quindi mi pare sia trovata la giusta valle, ecco, il comune per arrivare in fondo a questa cosa. Fra l'altro vedremo di lavorare anche perché in questo modo ci consente tutti i comuni ad arrivare ad una tariffazione un pochino tutti insieme, quindi stiamo anche lavorando nelle prossime settimane per chiudere anche un'idea di tariffa poi che diventa di tutto il porta a porta del circondario, perché ormai, come si dice, le omogeneità le abbiamo costruite. Mentre prima c'era tanta diversità, oggi col sistema porta a porta noi possiamo dire che il sistema in qualche modo oramai è uguale da Caprai e Limite fino a Certaldo, perché non ci sono più differenziazioni. Le uniche differenziazioni ormai sono sulla parte non della raccolta, ma magari sulla parte dello spazzamento, dove cioè ogni realtà decide autonomamente con tariffa puntuale, perché se uno fa 10 spazzamenti di centro, uno ne fa 3, uno ne paga 10, uno ne paga 3. Quindi però, ed è lasciato, come si dice, su questo davvero la libera organizzazione e volontà delle amministrazioni, ma ormai sul sistema di raccolta, devo dire la verità, con questo tipo di organizzazione, come dove in ogni luogo ci sono o per singolo comune o per più comuni centri di raccolta, e dove ci sono ormai il sistema porta a porta sia nelle imprese sia nelle utenze domestiche, ecco, devo dire ormai siamo in grado di fare anche questo salto di qualità, perché come si dice, perché anche all'interno della nostra area del circondario, della città del circondario, ci siano più differenziazioni e come si dice, non ci sono più concorrenze derivanti, anche se penso al sistema commerciale e così via, dalle singole volontà, ma ormai il piano quasi può essere varato da un piano unitario per tutti. Io credo sia di fatto, lo dico perché abbiamo lavorato insieme, Certaldo era, come si dice, di fatto insieme alle Gambasse Contrane gli ultimi comuni del circondario, ma Certaldo era un comune particolare, veniva dall'esperienza delle scale, aveva una tariffazione più, come si dice, più graduale, mitigata da aver avuto per anni la discarica, e quindi insomma, l'impatto era un impatto che poteva avere anche impatti più complessi, che fosse governato in modo che questo non c'è stato, non è avvenuto, quindi anche in questo senso lo dico come un'esperienza positiva. Ecco, ma Paolo, una raccolta tanto virtuosa che mi pare insomma alla fine la senti quasi la perfezione, ci può risparmiare il termovalorizzatore? Ne può far risparmiare alcuni, cioè nel senso io sempre sono secondo lo dico perché
che è un tema di discorso. Il termovalorizzatore ci vuole. Se noi produciamo, facciamo raccolte differenziate che stanno nell'ordine dell'80-90%, è evidente che a termovalorizzazione buttiamo quella parte residua che non facciamo le raccolte differenziate, quindi se si fa il 90-10%, più la parte che nella lavorazione diventa materiale di scarto. Perché l'unica cosa che non ho mai condiviso quando si parla di rifiuto zero è che non si tiene di conto del fatto che la lavorazione produce ovviamente degli scarti che non sono trattabili, non tutto il materiale è trattabile. Quindi quando c'è, ormai i sistemi più evoluti ci dicono che complessivamente quando si raggiunge raccolta differenziale stanno nell'ordine del 70%, del 90%, si arriva a dover smaltire con la discarica, con l'impianto di termovalorizzazione o con che ci pare un 25-30%. Questo è inutile. Certo, se si fa tutti quanti il 90%, quindi lo scarto complessivo è di 30, significa che gli impianti, diciamo, che l'impianto basta per una quantitativa di rifiuti molto minore rispetto a quelli che era previsti nella prima pianificazione. E quindi bisogna lavorare in questa direzione, perché costruire più impianti, tra l'altro, è complicato, è difficile, perché i cittadini ne vogliono sapere. Quindi, da questo punto di vista, a mio parere, penso che sia più che sufficiente la pianificazione che abbiamo fatto nei tre ambiti nostri. Ricordate, nei tre ambiti nostri era previsto un impianto a Prato, era sospeso, e io credo che con questo tipo di raccolte, Prato sta facendo anche loro raccolta porta a porta, piano piano, un quartiere sempre più diffusa, noi siamo impegnati a attivarla a Pistoia, un'altra grande città che entra dentro questo circuito, entra nei prossimi anni, possiamo dire che rimaniamo legati alla realizzazione di quello di Casa Passerini, è un impianto soltanto, in tre province, più quei due sono già esistenti, piano piano, e però può essere andato a vedere l'evoluzione in questo senso, anche dal punto di vista ambientistico. Quindi secondo me questa è la scelta, io credo sia la scelta migliore, perché da una parte valorizza la tecnologia del bene fuori, dall'altra organizza anche questo sistema per cercare di recuperare al meglio il prodotto finito, e quindi da non mandare il mio possibile dentro gli impianti cerimenti. Poi bisogna anche avere l'accortezza, perché noi i rifiuti tutti i giorni, quando si fa l'esempio del porta a porta, si diceva che in una settimana si riempiva 20 metri uno stadio di calcio di plastica, una settimana di raccolta nei nostri comuni, il nostro bacino di raccolta, ed è la verità, se per caso si blocca il mercato del riciclo o lo sbocco dei prodotti, noi bisogna sapere, bisogna avere qualche piatto, non è che si può pensare di accumulare rifiuti. L'esperienza ha dimostrato in campagna che quei rifiuti accumulati sono bombe ecologiche e nei prossimi 30 anni sono lì perché nessuno li va a rimuovere. Non esiste l'accumulo di rifiuti da qualche parte apposita, quindi sono bombe e mi auguro che la Toscana non le veda mai. Quindi bisogna avere anche impianti, perché può darsi che venga un giorno e ci la casa di Siviglia perché il sistema produttivo o perché fa meccanismi perversi di concorrenza per cambiare i prezzi, o perché non ha bisogno in una fase di stare produttiva. Noi i prodotti possono calare, come stanno calando nel 2010, nel 2011 e nell'avvio del 2012. La crisi è arrivata, tra virgolette, e si è sommata al nostro sistema virtuoso di raccolta, perché noi siamo passati, perché abbiamo fatto il porta a porta, da 600 kg, insomma, da un numero di nuova spagna, da 600 a 400 kg, che significa il 30% in meno di rifiuti, è sicuramente derivato da un corretto collocazione dei rifiuti, quindi i rifiuti speciali prima venivano smaltiti erano il cassonetto, oggi non lo sono più perché noi li tracciamo tutti e li vediamo tutti, quindi il cassonetto prima era una scatola buia e si buttava tutto, ma c'è stato anche mediamente, e questo si è verificato anche dove non c'è porta a porta, un calo che dal 2011 sono cominciati ad avere 8-9%, 10%, in alcuni casi 15% di calo di rifiuto. Questo è sicuramente figlio della crisi, insomma, il consumismo ha perso qualche colpo questi anni. Volevo chiedere di alcune cose. Con la tariffazione che verrà dal 1° gennaio, ci saranno degli aumenti per le famiglie, perché altrove ci stanno, diciamo, degli aumenti. Noi avevamo programmato, gli aumenti erano quelli, 30% nei limiti. Sì, parlava anche altri giorni. Esatto, questo è quello che noi riusciamo più o meno a tenere.
noi abbiamo sempre detto che era una tariffazione sperimentale, perché bisognava fare, come si dice, una verifica a fondo. Noi abbiamo inventato un sistema, quindi il sistema bisogna essere attento a vedere. Abbiamo visto due elementi. Uno, che i cittadini stanno dentro gli svuotamenti minimi. Quindi non bisognerà adattare il costo degli svuotamenti minimi ad atteso reddito. Lo dico in senso, ce ne avevamo previsto i costi, poi cercheremo di ancora minimare i costi di raccolta, i costi, perché questo è l'azienda lo deve sempre fare, no? Non ci dobbiamo adattare. La spending review, bene, la guarda anche lui. Anche perché poi in prospettiva ci dovrebbe essere una... Una volta si diceva, una volta è tutto il sistema, va bene. Il problema del, io sempre lo dico in maniera, molto chiara, lo dico ancora. Noi abbiamo immaginato in un sistema che andasse piano piano a regime, che tutti i rischi futuri di aumento delle tariffe per lo smaltimento con questo meccanismo si contenessero. Nel senso, noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni che i costi di smaltimento con discarica e termovalorizzazione non cambia. Andavano, sono saliti da 100 euro la tonnellata a 170 euro. Allora, se noi si fosse rimasti fermi per intendersi, guardiamo adesso, noi abbiamo la discarica di Monte Spertoli che ne ha ancora magari per un anno, per 2 anni, quindi quello è il prezzo che noi abbiamo calmerato fino ad oggi. Mi pare sia 140 euro o 242 euro il prezzo che mettiamo di smaltimento alla discarica di Monte Spertoli. Se va peggio, c'è 160, più c'è il trasporto. Quindi se noi si riuscisse a mantenere questi livelli di costo, lo possiamo fare solo perché si passa dai 30 al 40% e si ha il 90% della raccolta differenziale, quindi noi si porta solo un 20-25% in discarica. E quindi tenere fermo la crescita della tariffa, questo è il senso dell'operazione. Poi questo meccanismo che ha prodotto, da una parte in alcuni casi a molte famiglie ha prodotto virtuose perché sono cresciuti gli svuotamenti e così via, sicuramente alle famiglie monofamiliari o bifamiliari io credo abbia prodotto un beneficio, la famiglia più numerosa invece ha prodotto forse qualche aggravio di costi, in alcune categorie economiche c'è stato l'aggravio di costi perché ovviamente erano forti produttori di rifiuti, in altre ha prodotto invece grandi riduzioni, perché quando si faceva solo su metri quadri la tariffa era una... C'è una persona anziana di 120 metri appartamento, che è una roba che da me succede spesso, con questo sistema paga meno, cioè pagherà meno dal primo. Ma anche la Comune si è visto, c'è stato un leggero, cioè praticamente il massimo paga uguale, ecco, nel senso che se è digerito gli aumenti di 10-10-10, quindi 30% non li ha sentiti, ecco. Poi c'è invece la famiglia che ha... La spesa media della famiglia ha fatto... accettato, qua siamo intorno a 150 euro. Sì, 3 persone in 90 metri sono 160 euro. Sì. Compresi tutti il 30% di aumento. Sì. Che se voi lo paragonate nel panorama toscano è... No, noi siamo, è la più bassa assoluta. Scuso il senese. Scuso il senese. Che vuol dire una valutazione. Il senese ha l'impianto di incenerimento, l'impianto di discarica e l'impianto di composta. È tutta un'altra geografia. Sì, sì, ha tutti e 3 gli impianti in proprietà di smaltimento, che non è uno scherzo. Quando io dico, cioè impianti non brevi, di lunga durata, cioè quindi quando hai tutta la dotazione impiantistica a disposizione, te devi sapere che sei te a dire che determini il valore e il prezzo. Ecco, sul riuso, per esempio, Montelupo e Cerreto so che hanno già deliberato l'acquisto di alcuni arredi urbani fatti con, quindi lo faranno anche altri comuni, si cercherà. È uno dei meccanismi, visto che la regione incentiva dei banchi, l'acquisto vendi, siamo già comuni. Spero che cresca. Ma io una cosa volevo dire sulla TIA. Noi come amministrazione comunale abbiamo aumentato in maniera significativa le agevolazioni. Noi l'anno scorso avevamo un fondo di 15.000 euro per sostenere i cittadini che non riuscivano a pagare la TIA perché avevano un determinato ISEE. Quest'anno questo fondo è stato impinguato fino a 25.000 euro. Quindi i cittadini che hanno un ISEE sotto un certo tipo e non ce la fanno a pagare la TIA possono venire al comune e chiedere. Lo abbiamo impinguato anche perché l'anno scorso siamo riusciti a soddisfare tutte le domande, ma lo abbiamo esaurito. Ecco, per darvi un'idea.
come la situazione peggiora. La situazione peggiora, quindi un'altra cosa che vi richiederei, anzi, proprio di sollecitare, quindi da parte dei cittadini di stare attenti ai bandi quando escono, perché insomma, anche se sono 100 euro, però in alcuni ambiti sono 100 euro e si trovano, ecco.